Benvenuti al Giardino della Pedagogia. Io sono Maressara Della Valle, sono una pedagogista e un'educatrice e in questa puntata del podcast del Giardino vi parlo un po' dell'importanza comunque del valore educativo, dell'importanza dello sport, quindi educazione e sport. Il valore educativo dello sport e dell'importanza comunque del muoversi, del movimento, che sempre più spesso diciamo viene da un lato è vero comunque valorizzata, perché spesso i nostri bambini, i nostri figli, i nostri ragazzi, cercano appunto sempre più spesso di fare molteplici attività, anche quasi diciamo in eccesso, anche quasi in una volontà maggiore, ma dall'altro lato si rileva anche una scarsità, invece una difficoltà anche per alcuni, per certi versi, di muoversi, quindi di far sì che appunto i propri bambini, i propri ragazzi possano muoversi e possano dedicarsi ad uno sport. Questo appunto come linea generale, ecco, come principio generale. Ma qui diciamo che voglio parlare di più sull'aspetto anche della più generale, e legato anche un po' a questi ultimi giochi olimpici di Tokyo del 2020, che si sono conclusi appunto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. E quindi ecco, vedendo appunto che si concludevano questi giochi, ho voluto proprio dare una mia riflessione, mio piccolo contributo nell'importanza quindi dello sport, di che cosa, come lo sport possa comunque anche educare e quindi formare, perché la formazione, formare è inclusa comunque nell'educazione e nello sport. La formazione, cioè formare la persona quindi ad essere non solo competente appunto nel svolgere quello sport, ma ad essere anche comunque una persona migliore, un cittadino del domani, una persona capace di affrontare i rischi, le difficoltà e della vita, quindi tutto ciò che appunto ne consegue. Quali sono però i valori, insomma, dell'importanza dello sport? Innanzitutto il rispetto, che comunque il rispetto, perché tramite appunto lo sport noi iniziamo comunque a rispettare l'avversario piuttosto che a rispettare anche noi stessi, perché appunto lo sport e soprattutto nei giochi olimpici dipende un po' appunto dagli sport, ma impariamo a rispettare appunto sia l'altro, l'avversario, ma anche a livello individuale, quindi a livello del singolo, e impariamo anche a rispettare proprio ancora in un senso più ampio le regole dello sport, impariamo a comprendere, impariamo a fare le nostre e capiamo appunto ciò che possiamo fare e ciò che non possiamo fare, soprattutto anche mi collego anche nei giochi di squadra, ecco. Altro aspetto che comunque è collegato sono anche le regole. Le regole che comunque sono fondamentali nello sport. Rispettando le regole, rispettando noi stessi e svoltando l'avversario, dobbiamo rispettare anche però le regole. Le regole, quindi come si gioca, come si fa questo sport, come si muove, cosa devo fare, come lo devo fare. Quindi il movimento non è casuale. Non è dato al caso, ma ci sono delle regole e appunto anche per determinare appunto i vincitori, il punteggio, eccetera eccetera, ecco. Soprattutto questo anche nei giochi a squadra, ma anche individuali. Nello sport però c'è anche un forte anche coinvolgimento dell'altro, quindi sia a livello anche
appunto nei giochi di squadra, ma anche nelle competizioni comunque singole, soprattutto penso all'atletica, alle gare di atletica che si gioca sia individualmente, ma diciamo si guarda anche spesso all'avversario, quindi c'è un confronto anche nell'altro, il confronto dell'altro che comunque passa anche nel rispetto, come dicevamo prima, delle regole, nel rispetto dell'altro, nel valore dell'altro, nell'aiuto anche magari se il nostro avversario si trova in difficoltà, oppure l'altra persona o anche noi stessi ci troviamo in difficoltà. Quindi il confronto e lo scontro è fondamentale, lo scontro ovviamente in senso educato, senza avere un atteggiamento particolarmente aggressivo. Quindi dal confronto dell'altro si passa anche ad un altro valore importante nello sport, che è la prossimità, quindi appunto l'aiuto, come dicevamo, nell'altro, l'essere comunque più vicini all'altro, più propensi a tendere una mano, a tendere un aiuto, a dare appunto una possibilità anche di miglioramento della nostra squadra o dell'altra persona che è in difficoltà. Quindi il valore della prossimità è anch'esso veramente fondamentale, come lo è fondamentale poi anche nella vita, perché i valori comunque dello sport, come dicevamo all'inizio, sono anche strettamente collegati con i valori della vita. Altro aspetto importante dello sport che non è da trascurare, non è da comunque rendere così alle ultime note, agli ultimi richiami di un discorso, è il benessere dello sport che dà, il benessere psicologico e mentale, il benessere della sociale anche che dà comunque lo sport, perché il riscontro, il valore e che dà lo sport è positivo dare appunto essere comunque appunto sereni, essere particolarmente a nostro agio nel compiere, nello svolgere il nostro sport, che appunto ci permette di sfogarci, ci permette di diminuire lo stress, di essere appunto più sereni, di diminuire anche le nostre ansie, le nostre paure, e di appunto far sì che noi possiamo anche riequilibrarci, quindi rendere il nostro equilibrio. Il nostro equilibrio, e quindi renderci più tranquilli, ecco. Quindi il benessere è fondamentale, chiaro che ovviamente dipende un po' dai livelli, perché ci sono appunto i livelli olimpici, come dicevamo, sono ovviamente diversi, nel senso che comunque la competizione è serrata, lo stress e l'ansia sono forti, quindi è lì, diciamo, l'aspetto mentale è molto presente ed è molto il mindset, la mentalità, ecco, la presenza infatti di una giusta impostazione mentale fa sì che poi appunto riusciamo a svolgere al meglio la nostra gara o la nostra comunque competizione. Però ecco, parlando non del senso amatoriale, ovviamente lo sport dà un senso di benessere e di sana competizione, permette appunto una sana competizione, permette una sorta di serenità. L'importanza, ecco, come dicevo, dello sport l'abbiamo compresa anche con appunto queste Olimpiadi di Tokyo del 2020.
l'importanza anche di vincere comunque riguardo ai nostri atleti italiani, di vincere bene, di vincere in modo comunque senza strafare, senza avere delle particolari pretese, di fare le nostre gare e di vincere appunto delle medaglie, o anche se non si vince comunque di partecipare, di fare il nostro meglio nelle gare, nelle competizioni, sia appunto individuali che di gruppo. E senza strafare, dicevo, perché durante appunto la preparazione di queste gare, di queste in senso appunto generale, importante sono il lavoro, l'allenamento, la dedizione e soprattutto anche il valore del tempo, risulta essere appunto fondamentale. È fondamentale sia a livello dei giochi olimpici, sia perché comunque soprattutto negli atleti più giovani è necessario un tempo appunto di, come dicevo prima, di comunque avere la giusta mentalità per partecipare a queste olimpiadi, il giusto allenamento, la giusta quindi appunto avere una impostazione anche psicologica, in questo senso psichica. E quindi ecco, nell'aspetto appunto in questo senso più alto dello sport, appunto il tempo è fondamentale, il tempo, quindi la giusta preparazione, senza avere particolarmente fretta, senza avere particolarmente appunto una rapidità, ma fare la giusta preparazione a piccoli passi. Mentre nel senso più diciamo amatoriale, a livello amatoriale, a livello più generale, ecco, anche nello sport è fondamentale, in questo tipo di sport, diciamo appunto amatoriale, la dedizione, quindi anche l'importanza che è del tempo, che comunque il tempo in questo caso non è finalizzato ad una preparazione appunto di una gara o dell'Olimpiade oppure di un particolare evento, ma è fatto proprio per sfogarsi, appunto un nostro tempo per sfogarsi, per raggiungere il benessere. Quindi ecco, questo dicevo di importanza del tempo nello sport. E il valore dello sport, come titolo appunto di questo podcast, ce l'ha detto proprio appunto in queste Olimpiadi, l'importanza di credere insomma in noi stessi, di farcela, di avere il tempo giusto, di prepararsi alle diverse gare. Soprattutto ciò che ci rimanda educativamente queste Olimpiadi è anche il fatto che se vogliamo possiamo comunque farcela nella vita e nello sport, possiamo farcela, possiamo avere il nostro spazio, diciamo, nel mondo. Ecco, questo è un po' quello che ci rimandano queste Olimpiadi, ed è il fatto anche che comunque di giocarcela anche fino in fondo, ecco, di giocarcela anche fino in fondo. E questo è un altro aspetto che ci rimanda queste Olimpiadi. Quindi dicevamo, il valore, come per concludere, il valore del rispetto, le regole, l'importanza delle regole, il confrontarsi con l'altro, lo scontrarsi con l'altro, la prossimità, la vicinanza con l'altro, il benessere psicologico, psicosociale e mentale, la maggior serenità, il maggior benessere appunto interiore ed esteriore, sono questi i valori dello sport, e sono i valori che sono anche collegati a queste Olimpiadi, e quindi all'importanza dello sport appunto a tutti i livelli, sia le forme più alte sia quelle più amatoriali. Io vi ringrazio, vi ricordo che potete ascoltare questo podcast, il podcast del Giardino, in tutte le piattaforme podcast, anche su Spreaker, su Google Podcast, iTunes Podcast. Potete anche ascoltarlo su YouTube iscrivendovi al canale, il podcast del Giardino. E vi invito anche ad attivare la campanella se desiderate seguirmi su YouTube, per ricevere notifiche ogni volta che esce una nuova puntata del podcast del Giardino. Io vi ringrazio e alla prossima.